una maratona internazionale ben organizzata, una scarpa super veloce, ma soprattutto diversa dalle altre, un'azienda innovativa che si sta focalizzando non soltanto sugli atleti elite, ma anche sui podisti amatori, un team agguerrito, questo è il racconto della Maratona di Colonia, ma come al solito partiamo dall'inizio. Colonia, sabato mattina stiamo andando alla Shakeout Run della Maratona di Colonia e con Top 4 Running. Spero di divertirmi, però in primo luogo devo andare a prendere le scarpe per la gara di domani da Luisa, che è come al solito ben organizzata. Vado prima in hotel e poi vediamo. È sempre un momento magico quello di provare una nuova scarpa. In questo caso sono davvero curioso di capire di che scarpa si tratta. Good morning. Thank you. How are you doing? Good. Ready to run today? Yeah, definitely. Fighissimo. Regalino di Top 4 Running, come al solito scarpe ottime, le Fast Air Elite. Queste domani penso che correrò forte, però oggi alla Shakeout non so se le userò, vediamo. Siamo pronti ad andare alla Shakeout Run, fondamentalmente siamo in otto, è un team tutto di tedeschi, più c'è la mia carissima amica Annalisa. Tra l'altro per i puristi la scarpa con due colori, boh, non so se sia esteticamente efficace, però comunque si vede, si nota, e la scarpa è super veloce, l'avevo già utilizzata alla maratona di Ibiza. Secondo me si fa un po' fatica nella seconda parte di gara, ma per 10 km dovreste riuscire a correre molto molto velocemente. Stiamo seguendo le tracce di Puma, ci sono assolutamente tutti i loghi per terra e quindi adesso dovremmo essere arrivati alla Shakeout Run. Speriamo di intervistare qualcuno che ci racconti un attimo della scarpa. Come stai? Bene, bene. All good. I saw you on Berlin like running super fast with the camera. I was like, this Italian guy is crazy. Annalisa. But hey, how you run? Like, it was like 1:12, the half, and running with the camera. I was like, man, this guy is crazy. Oggi correre lentamente è solamente un piacere. E stiamo andando più o meno alla stessa velocità del solito. Si sta comunque bene. Temperatura eccellente per gareggiare domani, ma l'aspetto importante è che dal mio punto di vista organicamente ho finito bene, ma ho qualche problema ancora lato muscolare, quindi preferisco correre piano. Mi sono ripreso un po' peggio di quello che pensassi, però probabilmente a metà della settimana prossima dovrei riuscire a correre ancora velocemente, vediamo un attimo. I was like, good morning! Ready to run? Yeah, well, Shakeout Run, good times. And now I'm joining with the last ones again. All right. Il fatto comunque qua, secondo me, invece ci sono soltanto veri runner rispetto alla settimana scorsa. C'è assolutamente molta meno gente, ma credo che tutti abbiano corso e domani correranno. E sono assolutamente impressionato dal fatto che la comunità dei runners stia crescendo in maniera significativa e ringraziamo queste aziende innovative per poter fare questi eventi che portano sempre nuovi runners a correre. How are you doing? Pretty good. What about you? Good. How is the Shakeout? Yeah, awesome. Too many people here. It's good fun. Enjoy running. Diciamo che la corsa al parco è un po' vallonata, mi sembra di essere a casa, ma alla fine si possono testare anche il famoso battistrada di Puma, che ovviamente è uno di quelli che ha il migliore grip del mercato. Vediamo un attimo comunque dove ci porterà questa corsetta, però secondo me è tutto molto carino e divertente. Come si dice in italiano, la corsetta è finita anzitempo, non abbiamo nemmeno fatto 5 km, di conseguenza è molto probabile che più tardi esca ancora a farne qualcuno, anche perché comunque
la gamba gira, mi siedo un attimo, in effetti comunque qui si sta davvero benissimo, la temperatura è eccezionale. Apprezzo moltissimo la possibilità del tryout che comunque ha attivato pure Puma, perché alla fine si testano le scarpe in una corsetta e secondo me è davvero molto interessante questa tecnologia Nitro. Offre un'ammortizzazione diversa, insolita rispetto a quella tradizionale, e può piacere, ma se non le provate non lo potete capire. Sto chiedendo quali sono le prossime uscite al media manager di Top4Running, lo sto un po' intortando per capire quali sono le prossime scarpe. È interessante sapere che escono sempre scarpe nuovissime. La temperatura si è un po' alzata, quindi faccio una seconda corsetta, forse la prima, perché l'altra era soltanto di rappresentanza. Ci sono comunque i mercatini, è bellissimo correre qui, assolutamente la temperatura è ideale per questa stagione. Poi io sono abituato alla pioggia del Belgio, mentre qua c'è il sole, ma anche fa freschino. Ci sono tantissime barche, ma non mi posso fermare ad ammirarle, perché come ho detto sto andando un po' a caso e soprattutto mi sto rilassando, anche perché è stata una settimana molto intensa lavorativamente parlando, e poi chiaramente ero stanco post maratona, ma mi sto riprendendo. Consiglio post maratona: ovviamente dovete tagliare i chilometri a più non posso. Se per caso correte 7 volte a settimana, fatelo solo 3. Se correte 3 volte a settimana, fate una o 2 uscite. Chiaramente andando in bici, se vi divertite, se vi piace, potrebbe essere un'alternativa. A me non piace tantissimo. Credo che sia un consiglio che vada rispettato, perché il corpo ha bisogno davvero di recuperare. Corsetta finita, ora stiamo andando all'Expo. Sono curioso di vedere le novità di quest'anno Puma e in generale di questa maratona. Mi sa che qualcosa mi comprerò. Diciamo che l'arrivo all'Expo è stato indolore, abbiamo preso un piccolo trenino e ci ha portato dopo pochi minuti senza nessuna fatica. Sembrerebbe che tutti facciano la mezza maratona, mentre la parte della maratona e la staffetta c'è una coda un po' più limitata. Dovrebbe essere tutto molto rapido. Basta assolutamente l'email e poi ritiriamo il pettorale del team, che comunque sembra abbastanza agguerrito, anche se siamo classificati come fan. Hanno fatto un'edizione speciale della Velocity 2 per la maratona, è molto interessante, che suggerisco, non so se è una cosa di questo colore, soprattutto arrivando l'inverno, però molto molto carina. Ora vado a chiedere a un esperto di Puma cosa ne pensa della Fast Air Elite e soprattutto in che condizione utilizzarla. Perfect. So here we have the Fast Hard, which is our race station. It has a full carbon plate going from the heel up to the forefoot. Due to the fact that we have a splitted sole, the shoe is rather focused on being ran or run in forefoot, so it's basically for forefoot runners. The ones that sometimes tend to also run over the heel should rather go with the Deviate Elite. Ora sto vedendo Michelle all'opera, che sta preparando il video per TikTok di domani. Molto creativa, però chiaramente non è il mio stile. Tornati in albergo, ora Michael ci mostra come gestire la staffetta di domani. Non ho capito se è una cosa virtuale o se basta il pettorale, però adesso lo capiamo. Il chip è sul pettorale della squadra, non invece sul singolo pettorale. Diciamo che in questo modo è impossibile imbrogliare, però appunto crea un po' di complessità, anche se francamente a noi non interessa perché siamo il fan team. Stiamo andando a cena, visto che ha scelto Annalisa sarà al ristorante italiano come al solito. Il ristorante che è stato scelto si chiama L'Osteria, che è comunque una catena abbastanza famosa in Germania, e adesso vediamo cosa andremo a mangiare. I miei amici si mangiano tutti una bella pizza, ma io la pizza non la mangio e quindi mi limito a un'insalata di pollo, e poi adesso comunque sta diventando tardi, quindi torniamo in hotel e vediamo domani mattina. Domenica mattina siamo pronti
per andare alla partenza della staffetta. In realtà io sono dell'ultima frazione, di conseguenza ho ancora tantissimo tempo da aspettare, quindi vado a vedere gli altri compagni e poi capiamo come gestiremo i vari passaggi. Shall, are you ready? Yes. What's the plan for today? I run fun and I filmed the run. Michael, are you ready? I'm ready and timed. That's the timing. What? Pace? I think 4:0 would be nice if I can hold it up 50 minutes for 12K. Millie, what is the pace for today? I don't know. We are just a fun team, but yes, I don't know. Like 4:20, 4:30, something like that. Stiamo andando alla partenza, sono con Ania che correrà con me la quarta frazione della staffetta e speriamo di riuscire ad arrivare belli veloci alla cattedrale. Qua comunque non sembra che passino molti runners, però boh, vediamo. Direi che il cambio della staffetta avverrà tra parecchio tempo. Per fortuna ho il telefono a disposizione perché Ania poi dopo consegnerà la borsa. E ad ogni modo sembra assolutamente ben organizzato, chiaramente non è ancora passato nessuno. Stanno arrivando i primi che sono al passaggio del 30° chilometro. Mi sembra che vedendoli da lontano abbiano davvero un buon passo. La staffetta di quelli veloci di Top 4 Running è al primo posto, sono davvero contento e ho visto anche come funziona il cambio, che credo sia stato molto efficace, bravissimi. Boh, noi non so se faremo esattamente così, anche perché devo filmare. You won in Monza, right? Yeah! No. C'è un'app pazzesca che consente di fare il tracking comunque delle persone che partecipano alla staffetta e quindi so che tra 10 minuti si partirà e quindi sono pronto. Diciamo che il livello qui della staffetta è abbastanza basso. Sono appena partito. 3:40, beh, abbastanza al passeggio. Devo stare attento però. È carinissimo, i primi stanno già tornando. Di solito sono quello che vede quelli indietro, oggi invece sono indietro. Però stiamo andando comunque quasi a 4 km. Leggermente di più, leggermente di meno. In realtà è una passeggiata. La verità è che avrei voluto finire la staffetta in 3, sotto le 3 ore, ma mi sarei dovuto impegnare di più e quindi me la sto godendo secondo per secondo. Si sta tornando indietro, siamo passati al 35°, che per me vuol dire solamente il quinto. Si va decisamente bene, mi sono scaldato durante la corsa, non mi sono riscaldato prima perché alla fine ho pensato di fare i primi chilometri un po' più lentamente, ma me la sto godendo tutta. Passati al 37°, ne mancano 5, ne ho fatti 7. In realtà si sta benissimo. Comunque vedo tante persone che stanno facendo una fatica tremenda, soprattutto quelli che hanno corso la maratona. Mi stanno fotografando ed è davvero carinissimo. Siamo passati alla Red Bull, non l'ho bevuta perché comunque sto passeggiando, quindi le energie sono comunque altissime, non ho bisogno di una Red Bull. In realtà però ho una piccola contrattura. Mancano 3 all'arrivo, quasi tipo, e stiamo andando al passeggio, 3:54 di media, è tutto carinissimo, sono dei grandi. È figo comunque correre senza pressione, ci stiamo divertendo e siamo quasi all'arrivo. Siamo assolutamente all'arrivo, stiamo arrivando alla cattedrale, si vede, c'è il sole, però ok, adesso vediamo di arrivare in maniera trionfale. Qui tutto bene, 3:45 di media. Siamo arrivati, mi hanno detto di stare a destra, che è davvero bellissimo. Peccato non aver fatto sotto le 3 ore. È carinissimo, è bellissimo.
Es geht rein! Es geht nur! Wir haben Zeit mehr! Ja, facciamo! Abbastanza facile! Dai! Buono! Allora, scarpe assolutamente promosse, per correre velocemente funziona davvero molto bene, ma secondo me sono più adatte a correre queste 10 km. Ho passeggiato a 3,50, quindi filmando, è davvero eccezionale. Penso invece per qualcosa di più lungo, meglio qualcos'altro, però oggi gara easy e super divertimento. Hello. Thank you. For everyone. No, for everyone. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Siamo praticamente all'arrivo della maratona. Grazie per aver visto questo video. Mi sono davvero divertito. Voi nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Se vi piacciono iscrivetevi al canale e io ora torno a casa a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.